Oggi, 21 luglio 1990, Berlino, Potsdamer Platz, in quella che una volta era chiamata la terra di nessuno, proprio di fronte ai resti del muro che divideva fisicamente e ideologicamente il mondo occidentale dall'impero socialista sovietico, Roger Waters mette nuovamente in scena il suo capolavoro e ricostruisce il muro rock. D'altronde lo aveva promesso, l'unico modo possibile per rivedere The Wall è di farlo a Berlino, quando il muro, quello vero, sarà crollato. Detto, fatto. Così, dopo essere stato album epocale, film con la geniale regia di Alan Parker e uno spettacolo dei Pink Floyd rappresentato solo 29 volte tra il 1980 e il 1981, The Wall torna su un palcoscenico. Il progetto di Waters è estremamente ambizioso. Non intende solo ricostruire, per poi distruggere, un muro lungo 165 metri e alto 25, sul quale a un certo punto vengono proiettati mattoni e graffiti del muro originale. A rendere più ricco e appetitoso il già succulento piatto artistico, chiama un consistente gruppo di rockstar amiche per interpretare le parti più significative della rock opera, per cantare e suonare con lui i brani più emblematici. Il tutto ripreso in Mondovisione e mandato in onda in 65 paesi per una platea sterminata formata da centinaia di milioni di spettatori. All'invito di Roger Waters aderiscono tra gli altri Ute Lemper, The Band, Van Morrison, Sinead O'Connor, Cyndi Lauper, Marianne Faithfull, gli Scorpions, Joni Mitchell, Thomas Dolby e Bryan Adams. La Potsdamer Platz è gremita da 250.000 persone che assistono totalmente rapite al grande spettacolo messo in scena dall'ex Pink Floyd, che ha creduto talmente tanto nella sua scommessa da aver prodotto a sue spese l'intero show. Verrà ripagato dalla vendita dei diritti televisivi e dagli incassi di CD e DVD prodotti al termine dell'evento. Mother, do you think I'll drop the moon? Mother, do you think they like the sun? Then do you think they'll try and break my balls? Mother, should I build a wall? Mother, should I run for president? Should I trust the government?